City. Bentornati, l'ospite stasera è la tenente Sara Krakowski, portavoce dell'NCPD. Ciao tesoro, benvenuta fra noi. Ciao Ziggy, grazie per l'invito. Hai raggiunto lo studio senza problemi? Nessun rapimento o sparatoria lungo il tragitto? No, no. Fortunatamente le strade di Night City sono ogni giorno più sicure. Gli omicidi sono ufficialmente calati dai 7103 dell'anno scorso a soli... Aspetta, aspetta, le strade sono sicure, hai detto, ma che mi dici delle autostrade? No, non ho capito. Avrai sentito della sparatoria all'uscita della Route 1, no? Le forze dell'ordine ci hanno messo mezz'ora ad arrivare. Nel frattempo sono stati sparati più di 700 colpi. Che è successo? Che fine hanno fatto i criminali? Beh, l'NCPD è responsabile della sicurezza di tutte le persone all'interno dei confini cittadini. Sara, Sara, dolcezza, la Route 1... non propinarci il solito copione dell'NCPD. Sii onesta con chi ascolta. Quando è che finalmente saranno al sicuro? Quando è che potranno smettere di portarsi dietro un'arma per andare al centro commerciale? O per portare i figli a giocare al parco? Oh, beh, io... L'NCPD fa tutto il possibile per... Ah, guarda come sta sudando. E buon pomeriggio bella gente, ancora buon Santo Stefano e benvenuti in questa puntata dello Zio Lord con il nostro Save Park per continuare dove abbiamo lasciato. Visto che ci siamo un po' intrigati non lo smetterò mai di giocare, ma poi ovviamente devo portare il restante che sto sempre portando. Allora raga, prima di iniziare come sempre vi ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica. Abbiamo il nostro Mr. Norisawa, la nostra bellissima Lanitro, Liquid Shinozaki, Princip Anna, la nostra Jenner, Acqua Bollente, Carl Barkiux, Black Jaka e Chiaretta. Allora ragazzi, dopo che il nostro datore di lavoro ci ha traditi e ci ha uccisi, a quanto pare adesso non so che sta succedendo, ma a quanto pare abbiamo preso il controllo di un altro personaggio che non voglio spoilare perché forse so già chi è. Ora gustiamoci questo per vedere un po' cosa succederà. Ehi. Tutto bene? Mai stato meglio. Non si direbbe. Non posso farti passare. Ehi, ehi, sacca! L'avete riconosciuto, ragazzi? Eh sì, è proprio lui, Canyon Reigns. Questo è già il terzo gioco che ha prestato il suo volto. Se vi ricordate, uno dei primi che aveva prestato sia la voce che nonché il suo viso fu Constantine, The Matrix Animation e infine Xavier Park. Canyon Reigns è uno dei tanti attori che ha sempre prestato la sua voce anche per serie animate e videogiochi. Questo fu il primo titolo, si può dire, che oltre agli altri due avesse diventato come una sorta di protagonista. E devo riconoscere, ragazzi, che da un po' di anni, da quando finalmente, proprio anche dai tempi, anche dalla PS, anche dai tempi della PS2, molti titoli open world o simili avevano cominciato a utilizzare sia i volti che gli attori molto conosciuti, sta diventando molto popolare. Infatti, come vi dico, come viene sempre citato ai vari team sviluppi, ricordo che ogni somiglianza può essere per puro casuale oppure sotto scelta dello stesso team e autorizzazione ovviamente da parte degli attori. E ovviamente sta fatto. Paura? Vi informo che io sono stonato. Stasera io
Sono qui per dire addio a tutti voi. State sprecando le vostre vite, seguendoci come cagnolini. Beh, che ti è preso? Ok, la voglio oggi. Perfetto. E si chiama pure Johnny. Johnny, aspetta. Non devi farlo. Puoi ancora cambiare idea. Vuoi vedere che mi arrendo? È una cosa che mi aspetto da te. E sai perché? Perché sei sempre stato un cazzo di codardo, Kerry. Ti offrirò un ultimo consiglio in nome dei vecchi tempi. Tira fuori le palle. È ora di scrivere il futuro. Sei in ritardo! Adoro quando ti arrabbi. Mi fa ribollire il sangue. Sali, prima che cambi idea. Che cazzo, Johnny? Vuoi salire o no? Silverhand! Ciao, Shaten! Decolliamo! Tieni, mettiti queste e non te le togliere, intesi? Prima di iniziare, allora ragazzi, un riassunto da quello che so di questa storia. Keanu Reeves interpreta un certo Johnny, che quello che sappiamo una volta era stato un ex membro delle forze speciali dell'esercito proprio degli Stati Uniti, Unità Ranger. La storia di Save Park si svolge più o meno diversamente dalla storia che noi conosciamo. A quanto pare la crisi ebbe inizio più o meno tra gli anni 90 fino agli anni 2000, quando anche l'America ormai si stava completamente collassando. Questa è una storia che molti di voi sicuramente vi ricorderete se avrete visto molti film dedicati a questo ciclo post-apocalittico come The Postam o Westerland. Indicava sempre che più o meno tra gli anni 90 sarebbe avvenuta la cosiddetta crisi globale, in cui il mondo si sarebbe devastato e che le multinazionali sarebbero sopravvissute acquisendo gran parte di tutte le risorse. Infatti gli Stati Uniti si scoprirà che purtroppo il governo e tutto ciò che esisteva si collassò nel giro di pochi anni e man mano alcune nazioni ovviamente della vecchia America riuscirono a rimanere indipendenti dalle multinazionali. Ovviamente le grandi multinazionali che vengono specificate come il Giappone, l'Inghilterra e forse altri paesi anche dell'Unione Europea acquisteranno gran parte di quello che restava dell'America dell'Est e qualcosa sia del Sud e dell'Ovest, cambiando il nome delle vecchie città, acquisendone i successivi nuovi nomi. Bersaglio acquisito! Fatti avere!
carico gli esplosivi sull'ascensore, li armo e lascio che la gravità faccia il resto. L'esplosione fa saltare le fondamenta, la torre crolla, poi caos, urla e titoli di coda. Avremo poco tempo. Mi collego. Stiamo trasportando una testata termonucleare. Chissà se io vedrò mai una cosa come questa, che le multinazionali assumeranno il controllo. Comunque è una cosa che ormai si parla da anni e viene anche scritta in molti libri. Io la quale onestamente li leggo e non mi perdo mai, non mi sono mai perso una puntata di mistero. Come si dice, godiamoci il futuro. È verde, gli uccelli volano, i gatti ballano, i topi brillano. Il mainframe non è un parco giochi, Murphy, muoviti! L'annuncio di evacuazione. Diffondilo su tutte le frequenze e poi andiamo. Merda. Chi ha scritto questo comunicato? Vuoi davvero che ti risponda? Cristo, Johnny, sei proprio fuori di testa. E te lo dice uno strizzaretti. Forza! Vedi quella merda? Penso io! Permesso di... Sono dormito, sul set! Beh, potente sta pistola! Ti distruggo! Merito di vivere! Murph? Johnny, gli esplosivi! Bushido 2, come si chiamava la bomba? Chiudi! Dobbiamo levare le tende! Demolitron, pronti all'esplosione. E l'intera saga è in arrivo! Correte! Spara ai cavi! Vai a fare quei robot! Stiamo arrivando! Non ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non ha niente a che fare con la Rasaka! È per vendicarti della tua gruppa! Non è una cosa che tu puoi capire, Rogue. Allora arrangiati! Ti do 4 cazzo di minuti se vuoi decollare con noi! Serratura disattivata! Figli di troia, la sapete in arrivo! Ti adoro, Spider! Cazzo! Andiamo al punto d'accesso. Inserisci. Bella Icebreaker. Straniero, giusto? Mi chiedo se abbiamo qualcuno in grado di cambiare il protocollo della sottorete. Divertente. Ci aiuti o no? I ragni tessono le tele, no? Vediamo di catturare qualche mosca. Grazie, Marf. E ora, per essere sicuri... Porca puttana! Siamo in TV! E ora veniamo alla Rasaka Tower, evacuata dopo che un'organizzazione terroristica non identificata ha pubblicato un comunicato che minaccia azioni armate. I terroristi hanno dichiarato pubblicamente il loro desiderio di voler rovesciare un monumento al colonialismo corporativo. Il sindaco di Night City, Mbole Ebunike, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che schiererà tutte le forze di polizia in risposta a qualsiasi atto di terrorismo. E ora diamo la linea al nostro reporter che si trova sulla scena, alla Rasaka Tower. Speriamo che possa fare un po' di chiarezza su questa situazione. Fatto. Ora vattene da lì. Stanno arrivando! Sul tetto, presto! Smasher!
Smasher. Te l'avevo detto, Johnny. Te l'avevo detto che ti avrei ucciso. まだ生きています。わかりました、向かいます。Proviamo di nuovo. I tuoi complici, chi sono? Come hai ottenuto il materiale esplosivo? Perché non lasci parlare un po' anche il poliziotto buono laggiù? E dai. A quale organizzazione terroristica appartieni? Come hai ottenuto il materiale esplosivo? Il boss non sembra soddisfatto dei tuoi sforzi. Azuse, 直接話をする。Sì, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Mio marito è morto in quella torre. Ma ci sono destini peggiori della morte. Non volevo che morisse. Nase, kono yōna koto. Perché l'hai fatto? Per mettere fine alla tua follia. Hito wa uso tsuki. 自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。E tu? Tu chi sei? Thank you.
Pesa più di quanto sembri. Senti, ascolta, amico. Ho fatto tutto quello che volevi. Perché ora io e te non ci scordiamo? Arasaka-sama, Oto-san no sasugai-han o mitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと aiutami. Calma. Beh, certo, stare in una discarica è il minimo. Mi senti? Mi serve aiuto. Non provare a svenire di nuovo. Tieni aperti gli occhi. Cazzo. Abbiamo entrambi bisogno di un medico. Conosci un bisturi di cui ti fidi? Conosco qualcuno. Dobbiamo trovare un bisturi. Presto! Ce la siamo cavata, eh. Non perdere tempo. Victor. Penserà lui a noi. Dobbiamo arrivarci in qualche modo. Chiama qualcuno. Chiunque.
Ok, ok. Salve, i miei sensori indicano che si trova fuori dall'area operativa. Vieni solo a prendermi. Devo raggiungere l'esoterica di Misty davanti a Vic. Certamente, sto inviando un veicolo. Dovrebbe arrivare in meno di 20 minuti. Che stai facendo? Ehi! Il link personale è danneggiato. Prego, inserisca il connettore sotto l'orecchio, ma non troppo in profondità. Ci saranno dei neurosocket ausiliari tra i suoi linfonodi, sotto il muscolo SCM. Se prendo una vena per sbaglio, morirà. Esatto, ma se non fa nulla, morirà. Forse ho trovato i socket. Ora proceda a connetterla. Su, portiamola dentro. Non so se ce la faccio. Devo riposare. È tuo quel sangue? Misty! La pressione sta crollando. È in shock neurogeno. Sta morendo. Devo entrare dall'osso occipitale. Non c'è altro modo. C'è il rischio di... So bene quello che faccio. Soprattutto difendere il benessere della mia famiglia. Per questo ho preso la decisione di raddoppiare il numero delle nostre forze di sicurezza attive a Night City. La Presidente Myers l'ha definita un'infrazione all'accordo di armi e una provocazione all'NUSA e alla Militech. Allora ditemi, come definire l'omicidio di mio padre? Come sta? Guarisce più lentamente di te, ma migliora ogni giorno che passa. Ci sei? Oh, la mia testa. Come ti senti? Cazzo. Non so, Vic. Mi fischiano le orecchie e vedo cose strane. Queste allucinazioni, puoi descrivermele? Luci accecanti. C'è rumore. Sono sul palco e fatico a respirare. Provo solo tanto odio. Poi sfogo tutto quanto in un microfono e capisco che non è servito, che non mi sento meglio. E poi promettimi di non ridere. Piazzo una bomba nella Rosaka Tower. Non c'è proprio niente da ridere. Night City sembrava diversa, strana. E la odiavo. Odiavo chiunque. Tutto quanto. Era troppo reale, persino per un sogno lucido. Non stavi sognandovi. Quelli erano ricordi. C'è un costrutto di personalità su quel chip. I sogni che hai visto appartenevano al suo passato. Aspetta, stai dicendo che c'è un vero terrorista nella mia testa? In questo momento? Esatto, Johnny Silverhand. Ha avuto il suo momento di gloria 50 anni fa.
L'attentato all'Arasaka. Hai sentito parlare? Opera sua. Dicevano che fosse morto nel crollo. Comunque, non è la cosa importante adesso. Non mi avevi mai guardata in quel modo, Vic. Che succede? È che... non ti resta molto tempo, ragazza. Che hai detto? Il biochip, in pratica, è una bomba. Già innescata. Non ti resta molto tempo. Molta vita. Al massimo qualche settimana. Il costrutto di Silverhand sta sovrascrivendo la tua personalità. Prenderà il controllo del tuo corpo finché un giorno non sparirai. V, è importante che tu capisca bene. Ma mi curerai, giusto, Vic? Se potessi lo farei, V. Credimi. Ma questo va ben oltre le mie conoscenze. Sei il migliore, Vic. Perché non puoi aiutarmi? Vuoi la versione lunga o quella corta? Non tralasciare nessun dettaglio. Ok. Nel chip c'era... c'è un costrutto, una psiche. Quella di Johnny Silverhand. L'hai inserito nel tuo slot, ma non è successo nulla, giusto? Finché non sei morta. Un proiettile in testa da Dexter DeShawn. Ma come ho fatto a tornare in vita? Piccolo calibro, sei stata fortunata. E grazie a un'altra pessima decisione di Mr. DeShawn. I naniti nel chip hanno iniziato a riparare i danni. Poi ti hanno presa per mano e ti hanno trascinata lontano dall'aldilà. La gente non muore e poi si rialza come se niente fosse. Finora era così, a meno di avere della tecnologia corporativa top secret, creata per rianimarla. E che mi dici di me? Della mia psiche? Sono tornata in vita e ora dovrei far finta che questo cambiamento sia normale. Chiedilo agli ingegneri dell'Arasaka che l'hanno creato. So solo che la tua mente svanirà e non sarà in dolore. Per il biochip, le cellule del tuo cervello sono tumori da rimuovere. Il corpo è un guscio vuoto per ospitare il costrutto. Quindi questo terrorista del cazzo vuole cancellarmi e prendere il mio posto, prendere il mio corpo. Non è una cosa volontaria. È automatico, inevitabile. E nessuno di voi due può fermarlo. Non possiamo semplicemente rimuovere il chip o disattivarlo? No, non è possibile. Moriresti immediatamente. Cazzo. Ricordo un programma in TV. Com'era quello stupido slogan? La tua anima qualcosa? Assicura la tua anima. Sì, quello. In teoria si può comunicare con i costrutti. Forse, ma questo è un prototipo, a giudicare dall'aspetto. Sembra sia stato creato nei laboratori dell'Arasaka. Vic, non mi hai mai delusa. Se non puoi fare niente per aiutarmi, allora... che diavolo faccio? Dimmelo, ti prego. Vic. Vorrei saperlo anch'io, ragazza. Misty. Chiedi troppo a un vecchietto come Vic. Forza, V. Ti accompagno a casa. Cavolo, siamo nei guai. Mi fa ricordare Call of Duty, Black Ops 3. E poi è morto. E io pensavo che sarei morta con lui nel sonno. Il sonno è un presagio di morte, l'inevitabile. Non so neanche dire se ora sono sveglia. Insomma,
potrei essere già morta, no? Non fissarti su questo, V. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Mi stai dando una pillola per spronare quel figlio di puttana in modo che mi uccida prima. Ascolta, per un po' starai bene. Ma proseguendo potrebbe trasformarsi in pura agonia. Ti sto dando un'opzione, tesoro. Il cervello può essere ingannato. Gli antidolorifici lo fanno. La tua psiche morirà e tu sentirai svanire il tuo vecchio io. A un certo punto non ti riconoscerai più. Sarà terrificante. Sarà doloroso. Ma non deve per forza finire così. A che cazzo mi servono delle pillole? Mi basta infilarmi una pistola in bocca e premere il grilletto. Beh, in quel modo uccideresti due anime. È questo che vuoi? Devo stendermi. Tieni. Ho un'altra cosa per te. Vic te l'ha estratto dal cranio. Un portafortuna. Promettimi che cercherai di dormire un po'. Sei un vero tesoro, Misty. Grazie. Buonanotte, V. Ti auguro sogni d'oro. Vero, che scoperta, eh? Devo andarmene da qui, capisci? E ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compresa te. Ho bisogno di una sigaretta. Dove le tieni? E tu da dove vieni fuori? Com'è che stiamo parlando? E io che cazzo ne so? E tu che razza di gioitoi saresti? Levati dall'ectopalle! Per chi lavori, dimmelo! Cazzo! Prenderò io il controllo. No! Troverò un modo. No! Hai sentito? No!
Ma mai più, stronzo! No, così no. Ficcati un ferro in bocca e premi il grilletto. Lo sento, le nostre menti si toccano. Sono come muffa sulla frutta. Ti infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. È solo una copia dell'engramma. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Io ti ammazzo! Fallo. Che cosa aspetti?
sono Takemura. Dobbiamo vederci. Vieni al Tombstein. E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. Non mi sono ancora ripresa. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. E allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Tom Steiner, ti aspetto. Ok, raga, datemi qualche secondo, devo fare un attimo una cosa. Comunque, ora abbiamo il nostro Jordi che ci vuole morti. Sarà dura.
LCPD, apri! Barry, lo sappiamo che ci sei. Siamo qui per aiutarti. Non avete un cazzo di mandato! Basta stronzate, apri! Che succede? Vivo al piano di sopra. E allora tornaci e non ficcare il naso negli affari degli altri. Mendes, aspetta! È la sua vicina! Posso fare qualcosa? Forse. Conosci Barry? Più o meno. Abbiamo parlato un paio di volte. È un amico del distretto. Si è licenziato da poco. Ha avuto un crollo dopo la morte del suo migliore amico. Temiamo che possa fare qualche stupidaggine. Rilassati, Petrova. Barry ha nervi d'acciaio. È solo un bastardo rancoroso. Mendes! Vuoi parlargli quando si sarà calmato? Certo, perché no? Viviamo attaccati. Grazie. Solo... sii paziente. I poliziotti caduti in disgrazia possono essere suscettibili. Vedrò che posso fare. Ehi, Barry! Tutto bene lì dentro? Lo prenderò per un sì! Riprovo più tardi. Mister... Thank you.
non ti vedevo da una, due, parecchie settimane. Pensavo avessi lasciato la città. Lasciare Night City non è così facile come credi. Come in una relazione violenta, eh? Ascolta, mi farebbe comodo un po' di grana in tasca. Vuoi dare un'occhiata ai nuovi arrivi? Certo, fammi vedere cos'hai. Vediamo i doppioni che ho intanto. Allora, è questo ad esempio quando ne ho. Creato dei naniti che, una volta iniettati nel midollo spinale, ripareranno ininterrottamente i tessuti neurali. Il costo di questo trattamento terapeutico. Salve, sono Eriff Iqbal di WNS News. Oggi è un giorno triste per la storia della città. È mancato il nostro sindaco Lucius Rain. Siamo stati informati della morte dalla sua famiglia. Il sindaco si è spento dal sonno. La causa esatta della morte è sconosciuta. Mandato. No! È stato un bug. Accidenti. Sono Eriff Iqbal di WNS News. Oggi è un giorno triste per la storia della città. È mancato il nostro sindaco Lucius Rain.
Siamo stati informati della morte dalla sua famiglia. Il sindaco si è spento nel sonno. La causa esatta della morte è sconosciuta, ma i primi rapporti parlano di un'insufficienza coronarica. Il restante mandato del sindaco Ryan verrà coperto dal suo vice e stretto collaboratore, Weldon Holt. Holt ha anche annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Quest'oggi siamo qui per piangere la dipartita del nostro sindaco, il caro amico Lucius Ryan. Ma asciugate le lacrime, allora guarderemo al futuro, a quel futuro che Lucius immaginava per la nostra città. Io vi prometto che farò ciò che è in mio potere per assicurarvi che il suo lavoro. Allora, vogliamo parlare di ieri? Tutto nella buona. Siediti. Non hai un brutto aspetto. Quella volta in macchina non pensavo che ce l'avresti fatta. Perché mi hai aiutata? Mi servivi viva. Questo non è cambiato. Riguarda il biochip? Per questo sono qui? Ho saputo che è danneggiato e irreparabile. Cercare di estrarlo sarebbe disastroso, fatale per te. Sembra che a Vic piaccia parlare. Pochi avrebbero potuto salvarti. Dovresti essergliene grata. Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Perché credi che sia scappata? Ho provato a cercarla, ma non l'ho trovata. Credo abbia coperto le sue tracce. Hai detto che Parker poteva aiutarti a rimuovere il relic. Lavora per una corporazione? Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria. E ho anch'io quella scaltrezza di cui parli? Sei stato scaricato insieme ai reietti all'improvviso. O te ne sei scordato? Hai finito? Devo proprio andare. Aspetta. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia. A Night City. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di una mercenaria? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E se rifiutassi? Allora ti dirò quali ricompense ti attendono se mi aiuterai. E quindi? Entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli,
è un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità? Non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Relic, una tecnologia della Arasaka, tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Di che tipo di persone parliamo esattamente? Persone che hanno a cuore l'Arasaka, gli preme. Persone interessate alla crescita stabile della corporazione. Persone come Anders Hellman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Arasaka e li ha traditi. Hanako-sama, oai dekite koei des. Kochira koso. Dunque, Hanako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fattuta feccia della Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. L'ultima cosa che vogliamo è attirare l'attenzione. Mi dispiace, uno stupido riflesso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Con un po' di fortuna, rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo, vallo a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Vedo che ti sei dato da fare ultimamente. Non resterò seduto a far niente mentre posso cercare informazioni e prepararmi al peggio. In pratica è il tuo lavoro. Non più ora. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ti ha preso per un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman.
Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dai miei amici. Quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che hai un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico. Far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliata in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vincere. Me l'ho scattato una bella foto con Keanu Reeves in 3D. Cenda. Potremmo iniziare col Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Perché dovrei fidarmi di te? Spiegamelo di nuovo. Fidati, non fidarti. Non me ne frega un cazzo. È l'ultimo dei nostri problemi. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla? Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue? E cosa dovrei dirle? Che ho un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny? Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi. Ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà. Tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Non sei l'unica a credermi morta. Anch'io pensavo che fosse finita. Le cose non sono andate esattamente come previsto, eh? Ascolta, devo trovare Evelyn.
Non mi va proprio di parlare di lei. Sai dove si trova? Cosa ti ho appena detto? Dimenticatela. Non te lo ripeterò. Judy, sei la mia unica speranza. L'unica pista che ho. Devo trovarla. E so che puoi aiutarmi a farlo. E chi ti dice che voglio farlo? Possiamo vederci? Per favore, incontriamoci. Sei Alizis? Devo anche recuperare la macchina. Che non va. Ma davvero? Non intendo l'incidente, ma il fatto che è scappato. L'autista più cortese della città fugge dalla scena di un incidente. Ma che cacchio? Fammi vedere una cosa. Ovviamente devo aspettare, vabbè. Comunque di certo non mi posso spostare senza macchina. Guarda. Bene, bene, bene. Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? O sono completamente pazza o sto avendo un momento mistico. Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli... Misti? No. Credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor.
Magari chiedo a entrambi. Beh, a me nel lato positivo che posso scansionare senza problemi. Forse con la metro posso arrivarci. Meglio provare. Tanto vado a scansionare quest'altra cap. Ruberei volentieri un'auto dalla polizia. Sì, lo so, ho sentito parlare di te. Ebbene,
Se ti serve qualcosa, chiama. E ricorda, Dino conosce tutti. So che sei tornata. Lo sai già. Hai orecchie dappertutto. Sempre. A ogni modo, se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. Che cazzo! Non ho visto niente. Avvocato vi spacca il culo, capito? Vi fa chiudere bottega! Sarebbe così gentile da passarmi il contatto del suo avvocato? Vaffanculo, robot di merda! Grazie. Processo i dati. Attendere, prego. Ehi, Del. Salve, signore o signora. Come posso aiutarla? Beh, adesso ci sono prima io. Problemi? No, va bene. Che ti prende, Del? Non mi riconosci? Mi hai mandato un messaggio chiedendomi di venire per l'incidente. Sta attualmente parlando con una subroutine della rete della Main. Purtroppo le mie capacità operative sono limitate. Le dispiace enumerare l'identificativo del... Non dargli nessun numero. È così che ti trovano. Chi? Le corporazioni. Senti, voglio parlare con Della Main. Sta già ricevendo assistenza. La sua identità è stata confermata da una scansione di riconoscimento facciale. Signora Elaine Tables, quale espressione descrive al meglio la sua esperienza dell'incidente numero 77111010096? Sono un po' dispiaciuta per i danni al mio mezzo, ma preferirei parlare con il vero Della Main, se possibile. Vi, mi scuso se il receptionist ti ha dato noia. Sono completamente assorbito da una crisi e non riesco ad avere tutto sotto controllo. Mi sono preso la libertà di trasferire una somma di denaro sul tuo conto per risarcirti dei danni che hai subito. Trattamento di favore. Ti spiace se parliamo altrove? Certo, parliamo. Allora segui il drone, per favore. Sono consapevole che il servizio clienti è al momento insoddisfacente. Forse una visita guidata può fungere da parziale indennizzo? Il corridoio collega il negozio all'ufficio. E qui è dove avviene la magia. Il negozio è completamente automatizzato. Sto considerando di ampliare la nostra gamma di servizi per includere le riparazioni. Ahimè, il negozio è attualmente sommerso di lavoro. Credo di sapere perché. Sto ancora indagando sulla causa dei guasti ai veicoli della rete della Main. La mia ipotesi è che si tratti di un virus. Situazione in fretta. L'aumento improvviso degli incidenti si sta dimostrando oneroso, oltre a creare una cattiva immagine della compagnia. La stanza di controllo. Sono onorato di averti qui. Piuttosto sorprendente. Le stanze di controllo sono per gli organici. A cosa ti serve?
C'era un periodo in cui questa ditta era gestita da umani. Io ho solo ereditato l'infrastruttura. A cosa servono tutte le luci? Volevo proprio parlarti di questo. Una luce verde indica un veicolo con cui sono in contatto. Come puoi vedere, per alcuni veicoli non è più così. In questo caso, luci rosse. I droni riparatori non lo faranno? Stavolta temo che sia necessario l'intervento umano. So che tu offri un'ampia gamma di servizi e che lavori con discrezione, perciò vorrei che mi assistessi nel recupero dei miei veicoli scomparsi. Perché ti interessa la discrezione? Inosservati uguale indisturbati. Eppure l'aumento delle ispezioni sembra indicare che le autorità mi tengono d'occhio. Parli dell'NCPD o della Netwatch? La seconda, temo. Il mio status legale non rientra esattamente nella normativa attuale. Se non sto attento, posso essere categorizzato come immigrato illegale. Ok, certo. Cercherò le tue auto scomparse. Sono lieto di sentirlo. Ti invio le coordinate delle loro ultime posizioni note. Devi solamente disattivarle. Io quindi ristabilirò il collegamento e le riporterò al garage. Vedo cosa fare. I veicoli della Main sono eccezionalmente sicuri. Accertati di possedere uno scanner con capacità di decrittazione. Ecco risolto il problema dei veicoli. Kako Okada, la dama della tenuta di Westbrook. Quando hai un momento, passa a trovarmi. Dobbiamo sistemare le cose per Sandra Dorsey. Avete fatto un ottimo lavoro, tu e quel tuo amico. A presto. Thank you.
scomparsi potrebbe essere vicino a dove sei ora. Grazie, lo cerco. Cosa? Tutto questo, la città, il trambusto, la gente, è opprimente. Allora torniamo al sicuro, nel garage. Guidando? Per strada? Beh, sì, temo di sì. Va bene, guidami, basta che mi porti via da qui. Fammi sapere quando sono al sicuro. Puoi salire a bordo, ma va piano e cerca di non colpire niente. Rallenta! Basta. Mi serve un attimo per calmarmi. Porca merda. Adesso di sicuro non possiamo restare qui. Continua a guidare. Non so come si riparano i veicoli, ma spero di poterlo riparare. Troppo veloce. Ragazzi, vedete che non sto premendo anche il tasto dell'acceleratore, sta andando da solo la macchina. Scusa. Finalmente. Oh, non sarò solo qui. Visto? Non è stato così brutto. È stato orribile. Comunque, ti ringrazio. Grazie infinite per la tua assistenza, V. Mi sono preso la libertà di inviarti parte del compenso. Come GTA.
padre no. Quella zona. Ho perso il contatto con un veicolo della rete della main lì vicino. Va bene. No, solo per resettarti. Allora credo che lo farò da solo. Ehi, piano! Non sono qui per farti del male. Ma io sì. Perché? Perché vuoi suicidarti? Perché sono una dannata macchina in un mondo di umani. Faccio schifo, non ho prospettive future. I teppisti come te mi minacciano per strada. Esistono altre vie d'uscita oltre al suicidio. Cosa? La terapia? Un'enorme perdita di tempo. Gli psichiatri odiano i veicoli. Non abbiamo genitori. Puoi tornare all'ovile e connetterti alla rete. Sarà come una grande famiglia felice. Della Main mi detesta. Senti, dal suicidio non si torna indietro. Vale sempre la pena di cercare un'alternativa. Mi tratti con sufficienza perché sono una macchina, non sono come te. Ehi, un corpo è solo un corpo. Tu esisti, pensi e il mondo ti rema contro. Non vedo differenze tra di noi. Quindi, daresti lo stesso consiglio a un essere umano? Devi iniziare a fare i conti con questa cosa che si chiama vita, Adele. Una ruota alla volta. Va bene, tornerò. Controllo del veicolo ripristinato. Ti ringrazio. Dovresti dimostrare un po' d'affetto alle tue auto. Chiedo scusa, non capisco e temo di non aver tempo per approfondire. Faccende più urgenti richiedono la mia attenzione. Sei un padre assente, questo intendo. Capisco. In ogni caso, una parte del tuo compenso è stata trasferita. Beh, almeno non devo cambiare macchina. Comunque una cosa voglio acquistare una moto.
Io sono Hans, Mr. Hans. Se cerchi un lavoro a Pacifica, sono l'uomo giusto per te. V, niente piacere di conoscerti? E va bene, è un vero piacere conoscerti. Se vuoi fare affari, hai il mio numero. Massima allerta ora. Ho perso il contatto con un... nella tua zona. Grazie, mi guardo in giro. Ma se voglio avanzare con il resto devo comunque... Allora... Una scala da 1 a 6? Direi che siamo su un 6 fisso. Suppongo che sappiamo entrambi come andrà a finire. Della Main sente la tua mancanza. Devo spegnerti. La tua specie è stata processata. Ora inizia il test vero e proprio. Mi piacerebbe molto se non rendessi tutto difficile. Dopo il prossimo test ti aspetta una sorpresa. Dirtelo rovinerebbe la sorpresa. Quindi ti darò solo un indizio. Dici libertà! Ti ucciderò. La torta non c'è più. Sinceramente non la pensavo verità che è ci del avresti nucleo! Creduto. Ok, adesso basta. Hai scelto questa strada. Gloria, adesso ho una sorpresa per te. Arriverà tra 5, 4... Vediamo. Trasformare sacchi di carne in macchine da sempre. Nel profondo dei vostri cuori e dimmi cosa avete fatto. Anzi, lasciate vi risparmio. Mamma mia, mi ha mano massacrato. E sappiamo entrambi come andrà a finire. Della Main sente la tua mancanza. Blasfemia! Devo spegnerti. La tua specie è stata processata. Ora inizia il test vero e proprio. Mi piacerebbe molto se non rendessi tutto difficile.
Dopo il prossimo test ti aspetta una sorpresa. Dirtelo rovinerebbe la sorpresa. Quindi ti darò solo un indizio. Digi libertà! Ti ucciderò. La torta non c'è più. Sinceramente non pensavo che ci avresti creduto. Ok, adesso basta. Hai scelto questa strada. Adesso ho una sorpresa per te. Arriverà tra 5, 4. Vediamo. Trasformare sacchi di carne in macchine da chiesa. Fino a 70. Ok, macchine da guerra. Guardate nel profondo dei vostri cuori neri e ditemi cosa vedete. Anzi, lasciate perdere, vi risparmio il desiderio. È ancora un po'. Questo è solo l'inizio. Quanto ti odio. Mis amigos te incontraranno. Se non ti spegni, ti riduco in un ammasso di rottami. Ho i risultati del test. Sei una persona orribile. Sul serio, dicono questo. Una persona orribile. Non era nemmeno tra i risultati possibili. Tornare da Delamain è così terribile? Non puoi farla finita? Ti ho lasciato sopravvivere così a lungo perché allora, il tuo comportamento mi incuriosiva. Beh, hai distrutto quella parte di me. Una persona sgradevole e introversa la cui morte non sarà compianta. Sai, la valutazione psicologica sarebbe più credibile se prima non avessi cercato di ammazzarmi. Qual è il tuo scopo? Sopravvivere? Ti trascini in giro. Ma credimi, sei già morta. Come fai a... Con te ho finito. Torno indietro. Stabilito il contatto con il veicolo scomparso. Decisamente il più strambo finora. Sì, questo era decisamente impertinente. Sto trasferendo una parte del tuo compenso. È stato localizzato. Dettagli inviati. Codice 0. Sei nel luogo preciso in cui ho perso il contatto con un altro. Ok, do un'occhiata.
rapido? Mai! Prova a prendermi e ti distruggo! Vediamo chi distrugge chi! Testa di ghiaccio. Splendido, ho riconnesso il veicolo. Grazie. Ho versato sul tuo conto parte del compenso. Abbiamo rubato un veicolo, stiamo facendo tutto. Visto che lavoreremo insieme, mi sembrava giusto salutarti. Mi chiamano il Capitano. E so che ti chiamano Bibi. Vedo che non servono presentazioni. Le hai fatte tu per me. La gente mi cerca per fare affari. E io li faccio. Io mangio, dormo e respiro affari. Ricordatelo. Agli ordini, Capitano. Già che ci siamo. Ti serve un mezzo nuovo? Una moto? Ho di tutto a prezzi ottimi. Chiamami quando vuoi. Ok? Raccontami di Santo Domingo. Parecchie persone hanno provato a metterci piede. Corporativi, gang. Nessuno ce l'ha fatta. Ma quelli che contano vivono qui ad Arroyo e Rancho Coronado. Non puoi prenderci per il culo. Siamo il sangue e le viscere di questa città. Perché è il Capitan? La gente mi è grata. Mi porta rispetto perché io penso innanzitutto a loro. Wow. Un vero altruista. Il mondo dei corporativi è un morbo.
Il potere deve tornare in mano alla gente. E ce lo riprenderemo, vedrai. Come vanno gli affari? Non mi piace la parola affari. Io lo chiamo lavoro. Lavoro duro e onesto. E non mi lamento. Parleremo dopo. Dopo vado da lui per prendermi un veicolo. Ti invio le coordinate di un veicolo di cui ho perso traccia più o meno dove sei ora. Grazie, lo trovo e lo resetto. Parli dei fenicotteri? Allora esistono. Fenicotteri. Fenico? Con A. Che ossigeno. Non c'è fiamma senza ossigeno. Senti, tu... Chiamami Clarisse. Ok, Clarisse. Sicuramente i fenicotteri sono un problema, ma è ora di tornare a casa. Della Main ti sta cercando. Arrendermi ora che iniziano a starnazzare? No, impossibile. Lascia fare a me, li zittisco io. Che macello! Bene, il giorno del giudizio è arrivato. Rapido, severo, profondo. Credo che stia parlando di quelli là. Di ceramica. Allora, Clarisse, i fenicotteri hanno smesso di starnazzare. Forse dovrei tornare. Dopotutto, mi serve supporto. Solo chi ha il caos in sé può dare alla luce una stella danzante. Clarisse, spegniti. Appena ristabilito il contatto con il veicolo scomparso. Ottimo lavoro, Bill. Eccellente. Ti invio una parte del compenso. Ottimo. Ora adesso devo rubare un altro veicolo. Però se sto a capire che cacchio sta.
è meglio di niente. Dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto. Chiamo Dakota Smith. Se stai cercando dei lavori, io posso procurarli. A quale famiglia appartieni, Dakota? Agli Aldecaldo, ma non sto più con loro. Io sono Vir. Ero nei Bacchi. Eri. Passato. E ora? Ora non più. Capisco. Mi farò sentire lì. Oh, man mano sto sbloccando tutte missioni buone, non mi ci si annoierà proprio a giocare. Speriamo che il proprietario della macchina è assicurato. Conosci il mio nome? Quando incontri un essere di un altro mondo, non dovresti affascinarlo a pronunciare il suo vero nome. Non hai risposto alla mia domanda. La comprensione è un'arma a triplo taglio. Mi sono separato da mio padre, ma mi ricordo di te. Quindi, secondo te, vengo da un altro mondo? Dal mondo della materia, forme di vita basate sulle proteine. E tu verresti da? Da oltre il Black Wall. La mia casa è lì. Su, torniamo da Delamelo. Mio padre ti ha inviato a recuperare i suoi figli ribelli. Spero non ce l'abbiate tutti con me. Sono uno spirito libero, indipendente, un essere pensante. Perché mai dovrei sottomettermi?
Cosa cerchi in questo mondo basato sulle proteine, lontano dalla tua famiglia? Quello che cerchi tu. Voglio solo vivere. Forse dovresti parlarne con Del, stabilire delle condizioni. Oh sì, ci saranno delle condizioni, ma non con della mia. Addio, Bill. Farei meglio a evitarmi del tutto. Stabilito il contatto. Grazie mille, V. Devo dire che quest'ultimo era un po' inquietante. Ah, sì? Bene. Ho trasferito una parte del compenso sul tuo conto. Ora me ne resta solo uno. Cosa è importante? Potrei aver trovato una soluzione al problema che condividiamo. Mi sono messo in contatto con un vecchio amico della Rasaka. È qui a Night City. A contatti con certe persone influenti. E come può esserci utile, di preciso? Ho organizzato un incontro. Io, te e questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto a me. La verità sugli eventi nel Compiti Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente, ma è un inizio. Sai meglio di chiunque altro che Night City mette alla prova le persone, anche i vecchi amici. Sei sicuro di lui? Ti fidi? Abbiamo avuto l'opportunità di ucciderci a vicenda più di una volta. Sì. Va bene. Dove e quando? Gibraltown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì. Dopo il tramonto, ok. Abbiamo questo incarico, recuperiamo un veicolo nuovo.
uno dei miei veicoli è sparito vicino alla tua posizione. Ok, tengo gli occhi aperti. Per ragioni ignote, le coordinate sono arrivate danneggiate. Non posso determinare la posizione precisa. Sarà difficile capire dov'è.
Ferma dove sei. Calma, sono qui per aiutarti. Non un altro passo. Ehi, rallenta. Lasciami stare. Te la sei cercata. Ti do il benvenuto nella rete della Main. Come ti senti oggi? Sono stata meglio. E tu, Del? Tutte le mie risorse mancanti sono tornate. Potremmo dire che va alla grande. Passa dal mio ufficio a riscuotere la tua meritata ricompensa. Mi piacerebbe, per così dire, parlare faccia a faccia. Mi sa che devo tornare con questo. Bene, ora non mi resta che recuperare un veicolo e poi continuare con un po' con la campagna principale.
Salve signorina. Ho dimenticato. Raga, scusate un secondo. Eccomi qua ragazzi, dovevo fare un attimo una telefonata. Ricordarti di restituire lo scanner. Se ce l'hai con te, ti chiedo cortesemente di rimetterlo al suo posto. Tutti i miei mezzi scomparsi sono stati recuperati. Permettimi di ringraziarti per la tua assistenza. È stata una caccia al tesoro con le tue mille personalità. Sei più complesso di quanto pensassi. Ho inviato l'ultima parte del tuo compenso. Ti ringrazio ancora vivamente. Come ha fatto la tua personalità a scindersi? E perché? Questo è il punto. Sto indagando, ma temo per ora di saperne quanto te. È stato un piacere lavorare con te. Altrettanto. Spero che succeda di nuovo in futuro.
Ti auguro una piacevole giornata. Come sei finito a Night City? Temo che il mio consulente legale mi abbia sconsigliato di rispondere a domande del genere. Ah, non volevo metterti in difficoltà. Ma ti va di dirmi come sei finito a gestire una compagnia di taxi? Ah, quello non è un segreto. Ho rilevato un'attività in fallimento, implementato una strategia solida ed eccomi qua. A gestire una flotta di taxi? Movimento costante, adattamento, persone interessanti. Cosa c'è di meglio? Non ti ho ancora ringraziato a dovere per avermi salvato la pelle. Nessun problema. È una stimata cliente iscritta al piano Excelsior. Per me è molto più di un programma fedeltà. Grazie. Come vive un'IA in un mondo dominato dalla materia grigia? Niente di straordinario. È un ambiente complesso che segue delle regole tutte sue. Sul serio? Io lo chiamerei un casino colossale. Forse solo un estraneo può apprezzare la bellezza della sua architettura frattale, la struttura della vita e della morte. Per me sono proprio gli elementi caotici a dare qualcosa in più. L'abilità di evolversi rapidamente. È questo il tuo scopo, quindi? Crescere ed evolverti? Il mondo è in evoluzione. Non imbocchi mai due volte la stessa strada, se mi passa l'espressione. Io e te, anche noi ci evolviamo. Cambiamo insieme al mondo che ci circonda. Io non ti vedo come un estraneo. Mi rallegra sentirlo dire da un'umana. Ho fatto del mio meglio per integrarmi. Apprezzi la bellezza, vero? Vivendo in mezzo agli umani, è essenziale trovare un punto di incontro fondante. È comprovato che verità e bene sono valori che causano divisione, mentre la bellezza è universale. Come vive un'IA in un mu... sul... Ok. Ehi, non ti ho già visto da queste parti. Ho una buona memoria per le facce. Sei qui per svagarti? Sto cercando Evelyn Parker. Sai dove posso trovarla? Veniva spesso, ma è un po' che non la vedo. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi? Mm-hmm. Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. Ma che bel faccino che hai! Stai facendo gli occhi, eh? Dimmi, tesoro, mi trovi sexy? Perché io mi sento sexy. L'hai vista ancora tu, dai. Non essere così. Ah, una strozza sparita. Smetti, la Zoe. Si vede che vuole una donna di una certa. Judy si sta rendendo ridicola un'altra volta. Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Lascia stare. È un'amica di Judy. Hai finito con quel baguglio? Torniamo a divertirci. Smettila di mandarmi qui tutte le gioitoie che incontri. Che diavolo dovrei farci? Io? Sarà la nostra buona reputazione. Se hanno bisogno, vengono qui. Correggimi se sbaglio, ma non siamo un rifugio. E dai, meritano una possibilità. Potrebbero tornare utili. Da loro un po' di tempo. Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti della tua ospite. Suze, non abbiamo ancora finito! Sì, che abbiamo finito, cazzo! Non ti arrendi mai, eh?
Non abbiamo più niente da dirci. Credevo di essere stata chiara. O forse sono stata poco diretta. Le Mox e i Nomadi mi sembrano simili. Tutti e due blaterano di comunità, solidarietà. Il classico dilemma. Cosa viene prima? La famiglia o il mondo esterno? Questo è un club. Non frega a nessuno la tua visione del mondo. Di che stavate parlando? In questa città tutti vivono nella loro maledetta bolla. O spicchi il volo o affondi nelle sabbie mobili. Sembra che Susie sappia cosa vuole. È il tuo capo? Sei venuta fino a qui per farmi domande sulle Mox. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle. È importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Ho bisogno di sapere per chi lavorava. Tutto qui? Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti, non le farò del male. Non avrebbe senso. Bene. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Analogamente, la multa per gli animali non registrati. Mega torre. Gran lusso. Ti serve ancora qualcosa? Potrebbe essere tornata lì? Diceva che sarebbe stata più al sicuro che qui. Il Clouds cos'è? È una dollhouse. Mi suona vagamente familiare. È quel posto dove adattano le doll ai vari fetish. Il subconscio del cliente è il copione e le doll le protagoniste. Ma dopo non ricordano nulla, per fortuna. Già, e grazie a Dio. Aspetta, mi stai dicendo che è una doll? Ha risparmiato a lungo per quel chip comportamentale. Evie era brava, molto brava. Bisognava prenotarla settimane prima. Però nessuno resiste a lungo in quel giro. E quindi il colpo, capisco. Ho tutto ciò che mi serve, grazie. Andrò a vedere. Aspetta. Fammi sapere come sta. Ok. Segui i tuoi istinti. Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, Vi. Una doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Klaus? E perché no? Credi che mi sia svegliata con questo aspetto di punto in bianco? Questa è la vita reale, non una fiaba. Sono una donna. Questo richiede sacrifici. È un lavoro duro. Sai, io sono sempre stata una donna. Ti senti? Che hai da guardare? Se vuoi dire qualcosa, dillo. Ora non più. Hai avuto uno scambio acceso con Judy. Di che si trattava? E perché sarebbero affari tuoi? Vuoi annoiarmi con un bel sermone sulla responsabilità verso gli altri? Prego, il pulpito ti attende. Sono solo curiosa. So una cosa sulla curiosità. Non porta un cazzo, a meno che tu non abbia i pugni e il fegato per sostenerla. Cos'è successo, Evelyn Parker? Perché me lo chiedi? Mi hai già parlato con Judy. Certo, ma tu sei il capo. Potresti sapere qualcosa di più. Evelyn ha abbandonato le Mox da tempo. E chiunque non sia una Mox non è un mio cazzo di problema. Immagino che il club faccia buoni affari. Costa anche parecchio. Perché vuoi investire? No, ammiravo soltanto la vostra attività. L'abbiamo occupato molto tempo fa. Ogni mattina mi sveglio e mi stupisco che sia ancora in piedi.
Tiriamo avanti. Tutto qui. Ho saputo che date una mano alle prostitute. Il mio nome è Jefferson Perale. È una storia antica. E come tutte le storie, si tinge di sangue. C'era qualcosa su una rivolta? Una Joy Girl ammazzata da un Tiger Claw? Non era la prima, solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La gente ha perso la pazienza. È scesa in strada, con i pugni alzati. Prostitute, papponi, reietti, l'intero carrozzone degli emarginati. È così che sono nate le Mox, ma è acqua passata. Ora facciamo affari, non beneficenza. Non posso aiutare chiunque in questa città, devo pensare a noi. Le Mox prima di tutti. Diancia, con quanto per là. Lascia perdere, Evelyn. Ammettilo. Sei qui per i virtù di Judy, vero? Roba di pregio, parola mia. Non c'è nessuno meglio di Judy. Taglia i virtù come se fossero diamanti. Puoi dirlo forte. Vabbè. Allora, prima di tutto, è meglio che torno al mio appartamento per organizzarmi. Poi devo vedere di recuperare anche un veicolo. Meno male.
Un attimo questa missione, raga, e poi vado a mangiare. Internazionale di N54. Sono Gillian Jordan. Gli scienziati della BioDyne Systems hanno annunciato una svolta nella lotta contro la sclerosi multipla. La patologia è una delle poche che non può essere curata sostituendo i tessuti infetti con impianti tecnologici. Gli esperti della BioDyne hanno creato dei nanometri che, una volta iniettati nel midollo spinale, ripareranno. Ce n'è per tutti! È tutta roba nuova! Barry? Mi ricordo bene? Chi è? V! La tua vicina del piano di sopra! Ti ricordi? Abbiamo parlato di auto! Tu eri entusiasta per la Mizutani Shion! Io ti ho risposto che era da poser! Come dimenticare un idiota simile? Mi hai lanciato un'occhiataccia? Stavo per squagliarmela nelle Badlands. Mi ricordo. Che cosa vuoi? Volevo solo sapere come stavi. I tuoi amici dicono che non esci mai. Credo di sapere il motivo. Ho già visto quello sguardo. È fin troppo comune tra quelli come noi. Come noi? Non mi sembri una poliziotta. Gli sbirri non sono gli unici a perdere qualcuno. Nel mio lavoro conviviamo ogni giorno con la morte. Ci si abitua, naturalmente, finché non colpisce i nostri amici. Ah, anche tu. Entra. Carne sintetica è mitica. Provala subito. Ho perso anch'io qualcuno di caro. Un buon amico. Che intendi con anch'io? Aspetta, stai parlando di Andrew. Loro te l'hanno detto. Era il mio migliore amico. Lo conoscevo da una vita. L'unico a cui potessi raccontare tutto senza essere giudicato. Immagino che le cose in polizia non siano migliorate, eh? Una volta... uno dei Maelstrom ha ucciso un ragazzino davanti ai miei occhi, per divertimento. Non potevo fare un cazzo, quel figlio di puttana era protetto dalle corporazioni. Tipico. Il nostro capo si arricchisce con donazioni anonime e chissà cos'altro. Ufficialmente, quel ragazzo si è sparato da solo. Proprio davanti ai tuoi occhi. Quel giorno qualcosa in me è morto. Non ce la facevo più. Pochi mesi dopo è morto Andrew e
tutto è andato a puttane. Non potevi sfogarti con qualche collega? Che mi dici di Petrova e Mendes? Petrova non è male, ma non sa gestire queste cose. Mendes non capisce. Crede che noi poliziotti dobbiamo essere forti. Non sopporti la vista di un ragazzino ammazzato? Secondo lui sei nato con i geni da fichetta. Ma gli hai parlato di Andrew? Ci ho pensato parecchio. Ma a ogni modo, loro non sanno nulla. È meglio così. Puoi dirmi com'è morto Andrew? Ha importanza? Normalmente, di vecchiaia. Niente di strano, considerando che aveva solo un paio d'anni meno di mia nonna. Di vecchiaia? A Night City? Meriterebbe un monumento. Tutto il mondo lo guarderebbe ammirato. Dovrà accontentarsi di una nicchia. Mendes non sa un cazzo della vita. Abbiamo tutti i nostri limiti. È solo che lui non li ha ancora raggiunti. Non come te. E se avesse ragione? Se i miei geni fossero deboli, non sono solo i forti a sopravvivere? Se tu non provassi qualcosa, allora la sua perdita non avrebbe valore. Immagino di sì. Grazie per la chiacchierata, Vi. Ho bisogno di tempo per riflettere. Ma certo. Stammi bene. Vabbè. Vediamo se posso usare un attimo il teletrasporto qua. Sei tu. Hai parlato con Barry? Ha finalmente deciso di darsi una svegliata. Per l'amor del cielo, Mendes. Un attimo su. Non ho finito. Prendiamo la macchina e arriviamo. Forte e chiaro, non c'è bisogno di urlare, che c'è? Stiamo facendo una gara, con bersagli, premi e tutto il resto, qui al poligono. Ha senso. Beh, ci stai? Certo, ci sto. Quando? Beh, adesso. Ti stiamo aspettando, vieni.
Una tartaruga? È uno scherzo? Non so te, ma Barry non mi è sembrato un tipo che fa scherzi. Ma una tartaruga? Non ha senso, Johnny. Barry ha detto che era l'unica persona con cui poteva aprirsi. Non è un motivo sufficiente per comprare un posto nel Columbario e fargli visita ogni tanto? Ah, hai ragione. Sembra una stronza. Era depresso. Gli unici amici che aveva non lo ascoltavano nemmeno. Che cosa poteva fare? Immagina, non hai nessuno. La nonna che adoravi è crepata da un pezzo. Tutto quello che ti ha lasciato è una tartaruga. Ma quando nonna ti parlava della sua vita, la tartaruga era lì. Quando quella stessa vita ti ha preso a calci in culo e la nonna è schiattata, era ancora lì. Immagina quanto devi essere solo per comprare una nicchia per un animale. Barry non sta bene. Voglio dire, se quella tartaruga era l'unica cosa per cui si alzava dal letto la mattina. Stai cominciando a capire. Devo avvertire i suoi amici. Spero che non sia troppo tardi. Sai come funziona. Quando guardi a lungo nell'abisso, anche l'abisso guarda dentro di te. Non escluderei che possa decidere di gettarsi dentro, considerato lo schifo che ha visto nel suo lavoro. Ok, almeno ho sbloccato il viaggio rapido. Allontanarti, ok? Ehi, che cosa vi ha detto esattamente Barry sull'amico che ha perso? Non molto. Parlava poco di lui. Ha detto che era l'unico che lo capisse davvero. È bello avere una persona così. Barry non sta molto bene. In effetti preferiva parlare con una tartaruga invece che aprirsi con voi due. Cos'è, una battuta? Al contrario, è incredibilmente triste. Barry non viveva bene il suo lavoro di poliziotto. Lo prendevi in giro, così ha smesso di aprirsi. A parte voi, tutto quello che aveva era una tartaruga. Il suo migliore amico. Un ricordo di sua nonna. Almeno finché non è morta. Cazzo, non ci credo. Mi stai prendendo per il culo. Avanti, non c'è tempo. Vuoi le prove? La nicchia nel Columbario parla da sé. Ma perché ci avrebbe mentito?
Parlava di quella tartaruga come se fosse una persona. Come credi che avrebbe reagito Mendes se Barry avesse ammesso che parlava con gli animali? Cazzo, Barry. Pensavo che stesse facendo la prima donna, che gli sarebbe passata. Devo andare a parlargli. Era ora. Grazie per il tuo aiuto. Questi sono per il disturbo. Maledizione, Barry! Possiamo parlare? Petrova mi ha detto che il tuo ultimo caso è stato un vero schifo. Il capo ti ha detto di tenere la bocca chiusa, eh? Ho avuto anch'io un'esperienza simile, sai? Un cazzo di ammazza bambini. Per lo stronzo era nel consiglio della Petrochem, oltre la nostra portata. Me la ricordo ancora oggi, la maglietta di quel bambino. Verde, con un buffo gatto giallo. Ok ragazzi, io mi fermo qua per la cena. Grazie a tutti per la compagnia, chi è passato per saluto. Ci becchiamo probabilmente dopo e continueremo le nostre mitiche avventure. Allora, come giacca teniamo solo queste qua. Ok, almeno ci siamo sistemati un po'. Ok ragazzi, a dopo.